Buonasera a tutti i web spettatori e siamo a una nuova puntata di Open Market, Spazio Economia e Mercati, dopo una pausa di 15 giorni dovuta al fatto che ci siamo ritrovati impegnati in prima linea con le battaglie radicali, partito, come sapete, la maggior parte di noi di Pay TV aderisce comunque è di area. Per cui siamo arrivati in una raccolta firme e non è potuto andare in onda la trasmissione di 15 giorni fa. E fatto questo breve preambolo, veniamo subito al dunque. Dall'ultima volta che ci siamo lasciati, ci eravamo lasciati in una situazione in cui i mercati erano in una situazione in cui avevano un grosso ostacolo per cui potevano tornare indietro repentinamente o poi eventualmente superato quel grosso ostacolo a fare un rialzo di una certa sostanza per poi rifiatare. E in effetti c'è stata proprio qualche giorno successivo all'ultima puntata la rottura di livelli massimi raggiunti in precedenza, specialmente questo per il mercato americano e per il cambio euro-dollaro e che ha dato un segnale di acquisto. Infatti, gli indici di mercato sono andati a fare nuovi massimi di periodo degli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda l'indice italiano, il FTSE MIB 40, ha fatto un rialzo che ha portato le quotazioni di un 10% in più, fino a raggiungere il massimo venerdì scorso attorno ai quasi 18.000 punti. Da quel livello in poi, come ci aspettavamo per analisi fatte sui dati fondamentali di mercato, e come avevamo detto in precedenza, da quel livello più o meno estremo ci saremmo aspettati una caduta che puntualmente c'è stata da partire dal lunedì scorso, dove infatti il mercato in Italia ha perso il 4,50% con la risalita dello spread all'inizio di una lieve discesa sull'euro-dollaro. Certo, le scusanti di queste discese sono state attribuite dalla stampa economica internazionale, anche dai politici locali, alle affermazioni di Silvio Berlusconi riguardanti le sue decisioni di eventualmente dovesse vincere le elezioni, di restituire l'IMU dell'anno scorso agli italiani e via dicendo tutte le altre proposte che ha fatto di condono, eccetera. La realtà è che tutte queste cose non avrebbero molto senso nel determinare la discesa di mercato, né tantomeno 4,5 punti in meno avuti lunedì può essere incriminato il caso Monte dei Paschi, che benché un caso gravissimo, ma ha avuto i suoi effetti già nella settimana precedente, così come anche il crollo degli utili di Saipem, la controllata della Eni, che in un sol giorno ha perso il 35% l'altra settimana, e dove pare ci siano degli indizi di insider trading fatti sul titolo, sul quale la Consobbanca ha aperto un'inchiesta, poiché 2 giorni prima del rilascio dei dati della società sembra siano partiti degli ordini dalla Bank of America. Gli ordini di vendita sul titolo da parte di Bank of America, da parte di qualche cliente di Bank of America. Beh, tutta questa serie di scandali, quindi Monte Paschi, questa possibilità di insider trading sul titolo Saipem e anche l'inchiesta a Trani che prosegue sulle agenzie di rating, e ultima di ieri, l'ultima degli ultimi giorni. Quella di Obama che chiede risarcimento all'agenzia di rating Standard & Poor's di 5 miliardi di dollari per l'errata valutazione dei mutui subprime data dalla Standard & Poor's nel 2007 e che su mutui subprime che invece poi si sono obbligazioni che poi si sono invece rivelate non essere così sicure come l'agenzia sosteneva. Ebbene, questa ulteriore richiesta anche fatta da Obama va ad inserirsi a nostro avviso insieme agli altri scandali che stanno emergendo in questi ultimi mesi e soprattutto in queste ultime settimane e insieme a questo utilizzo politico che già c'era stato nei mesi scorsi della finanza
anche in questo frangente di campagna elettorale in Italia, a nostro avviso denota semplicemente di una crisi, di un conflitto all'interno dell'Occidente tra una serie di poteri che conflitto si sta esercitando attraverso la finanza, attraverso le banche, attraverso le borse, attraverso le banche centrali e quindi sui debiti pubblici e sui debiti privati e le azioni private dei vari stati, delle varie aree geografiche. E in questo scenario di incertezza, di conflitto all'interno dell'Occidente tra più poteri, si determina, all'interno già di una situazione di crisi, si determinano chiaramente ulteriori elementi di incertezza che fino a quando non troveranno la loro soluzione, la loro composizione in una nuova sintesi ed equilibrio di questi interessi, porterà sicuramente ulteriore incertezza non solo sui mercati finanziari, ma soprattutto sul mercato delle imprese reali, cioè su coloro che devono investire per produrre e quindi hanno bisogno che le persone consumino i prodotti. E visto che il quadro è di incertezza, soprattutto ci si aspetta ulteriori tassazioni nel caso vincono determinati schieramenti piuttosto che altri, è chiaro che in un quadro del genere si instaura un meccanismo di trappola della liquidità, e cioè che gli imprenditori cercano di preservare la liquidità piuttosto che investire, fare nuovi investimenti e produrre nuovi beni, poiché si aspettano che i consumi continueranno a rallentare, complici anche i dati sulla disoccupazione che continuano ad essere negativi in Europa e che negli Stati Uniti, dopo un paio d'anni in cui miglioravano, sono per l'ennesima volta cominciati di nuovo a peggiorare. E quindi in questo quadro, questo conflitto tra poteri che si estrinseca attraverso la finanza, che poi si estrinseca anche attraverso conflitti politici, sia di campagna elettorale, sia di spread, di innalzamenti di spread sui debiti, determina una tale situazione di incertezza per cui l'aspettativa sui mercati è quella di ulteriori discese. Certo, le discese non avvengono repentinamente tutte in una sola volta, come è potuto accadere da lunedì in poi, in cui si è perso in una sola giornata quasi il 5%. Ma le nostre aspettative sono, guardando un po' anche ai fondamentali delle aziende, è che il mercato possa, dai livelli massimi, quello italiano ad esempio, dai livelli massimi di 18.000 punti raggiunti nello scorso venerdì, perdere anche fino ad un 30-35% nel corso di un anno e mezzo. Però una perdita del genere, se e qualora dovesse verificarsi, pur in un quadro che potrebbe ancora leggermente peggiorare, sarebbe una grossa occasione di acquisto per chi in questo momento riesce a mantenere una buona riserva di liquidità da dover investire. E come al solito sono privilegiate in quest'ottica azioni che producono beni a domanda rigida, in particolare gli energetici. Questo perché all'interno di questo conflitto tra poteri, di questo riposizionamento geopolitico nel conflitto tra poteri, certamente il focus principale è sulle aziende che producono energia, cioè il conflitto si sta sostanzialmente manifestando sull'approvvigionamento energetico. Quindi da questo punto di vista sarebbero da privilegiare aziende come Eni, come Saipem, come Snam Rete Gas, e poi in subordine Enel e Terna, il gestore della rete elettrica di Enel. Questo per quanto riguarda il profilo finanziario. Allo stesso tempo, il basso delle borse, soprattutto in Europa, comporterebbe un nuovo indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro. Al momento il cambio euro-dollaro ha raggiunto anche un massimo attorno a 1,36 nell'ultima settimana e sta ritracciando. Le aspettative sono ci sia possibilità, prima di cominciare una discesa insieme ai mercati, che si possa spingere anche fino a 1,38, ma dal livello di 1,38 sarebbe consigliabile iniziare a vendere
il cambio euro-dollaro con delle quote parziali inizialmente molto basse e via via, se dovesse davvero accadere l'improbabile, cioè che il cambio vada sopra 1,38-1,40, e questo comporterebbe chiaramente un aumento anche dei mercati azionari, davvero molto improbabile in questo momento, ma in quel caso ulteriori rialzi, impostando una strategia di lungo termine, sarebbero utili per vendere ulteriormente. Quindi i livelli di vendita a cui converrebbe inizialmente vendere il cross euro-dollaro a 1,38, poi successivamente vendere sopra di attorno a 1,45-1,44, ancora attorno a 1,48-1,49 e via via fino ad arrivare a un livello massimo ipotizzabile, ma ripeto, improbabilissimo, attorno a 1,58-1,60. Non ritengo attualmente vi siano condizioni macroeconomiche. Salvo che nei prossimi mesi non accadano delle ricomposizioni di questi conflitti in maniera immediata con un cambio a V delle politiche monetarie delle politiche fiscali che vadano verso un'espansione dei consumi, salvo che non vi sia questo, ritengo molto improbabile che si arrivi a quei livelli di cambio. Quindi diciamo che attualmente 1,35-1,38 è un'ottima area dove iniziare a vendere il cross euro-dollaro. E mentre sull'azionario, piuttosto che mettersi allo scoperto, per cui quindi vendere sull'azionario, a meno che non si hanno già delle posizioni in essere, allora conviene piuttosto vendere dei premi sulle azioni, cioè nel senso se si hanno delle azioni in portafoglio, visto che ci può essere il rischio di ribassi, anche come ho detto, del 30-35% nel corso del prossimo anno, anno e mezzo. Ci si potrebbe parzialmente proteggere vendendo opzioni sulle azioni che si posseggono in portafoglio, in modo che in caso di ribasso si possa portare come utile il premio che si è ricevuto per l'opzione offerta. Viceversa, se dovesse salire, vendendo un'opzione protetta, cioè vendendo un'opzione call sul livello di prezzo attuale, e acquistando un'opzione call a un livello più alto, diciamo che in questo caso, in caso di rialzi dei prezzi, avremo solo un mancato guadagno che va intorno al 5%, non avremo perso però tutto il resto del rialzo eventuale che dovesse accadere, che ritengo attualmente abbastanza improbabile. Quindi questa strategia può dare un sovrarrendimento rispetto alle azioni che abbiamo in portafoglio. E allo stesso tempo, in caso invece di rialzi, che il mercato ci prenda in contropiede, ci farebbe solo semplicemente avere una performance leggermente inferiore nell'ordine del 3-4%, a fronte invece di un incasso di un 3-4% di premio nel caso in cui dovesse scendere il mercato azionario. Quindi la strategia in questo momento è mantenere molta liquidità, perché lo scenario è ancora deflazionistico. E quindi mantenerla in depositi ben remunerati, ce ne sono in giro. Però con somme possibilmente, se non vincolate a scadenze non troppo lunghe, massimo un anno, e magari scaglionando per varie scadenze, così da poter, mantenendo anche una buona fetta immediatamente reperibile. Questo perché ritengo che lo scenario macroeconomico che la politica e questi poteri stanno determinando sia di carattere deflattivo e possa ancora manifestarsi in maniera più esasperata nei prossimi mesi. E questo comporterebbe ribassi non solo credo sui mercati azionari, ma dovremmo assistere ancora a un ulteriore ribasso degli immobili che in questo periodo stanno cominciando effettivamente a manifestarsi. E come ormai diciamo da mesi, quasi dall'inizio delle trasmissioni di questo programma, acquistare questa liquidità sarebbe ad acquistare a basso prezzo piccoli. O comunque un prezzo più basso rispetto a quanto già a quello attuale, a quanto erano arrivati di massimo, comprare piccoli appartamenti, magari in parchi recintati, e che siano facilmente quindi fittabili a persone che hanno degli stipendi, magari della pubblica amministrazione, comunque stipendi più o meno ritenuti sicuri. Allo stesso tempo, parte della liquidità per comprare. Dovrebbe essere destinata per comprare azioni qualora fossero questi ribassi che ci attendiamo, quindi comprare veramente un buon prezzo, a prezzo abbastanza basso,
azioni che, anche se nell'immediato dovessero rendere poco a causa della contrazione dei consumi, via via nel corso dei 5-10 anni, nella ripartenza di un nuovo ciclo, una volta che questi conflitti saranno venuti meno, ci si ritroverà ad avere chiaramente diciamo, della ricchezza acquistata a buon prezzo. Detto questo, sarebbe il caso quindi di analizzare il perché di questi conflitti a nostro avviso. A nostro avviso, quello che sta accadendo è che, visto che c'è tra i paesi emergenti, in particolare Russia, Cina ed India, ma anche ad altri che si affacciano come Brasile e Sudafrica ed altri ancora minori, su 7 miliardi di abitanti c'è una grossa parte che sta sempre più acquisendo posizioni e stili di vita, diciamo, simili a quelli della borghesia occidentale. Questo comporta che, date alcune risorse scarse o comunque limitate, come soprattutto le terre rare, alcuni metalli preziosi, alcuni beni generi alimentari, comporta che chi chiaramente, e soprattutto in Occidente, ha sostenuto certi stili di vita, soprattutto magari chi detiene forti posizioni di potere, non vorrebbe perdere queste posizioni, così come non vorrebbe perdere posizioni di potere politico per andare a contrattare con queste nuove potenze, per cui cerca di essere la potenza egemone oppure potere egemone all'interno dell'Occidente. A mio avviso è questo il conflitto in atto che stiamo assistendo in maniera strisciante, soprattutto manifestandosi attraverso la finanza e l'economia, e che sta vedendo fuoriuscire tutti questi scandali che, a mio avviso, non che non ci siano gli elementi penali rilevanti o non ci sia l'elemento scandalistico rilevante, ma che, a mio avviso, emergono con questa forza, con questa copertura mediatica, proprio perché servono tra virgolette, bombe che si lanciano, poteri differenti per raccogliere l'egemonia in Occidente. Egemonia che poi potrà, una volta riequilibrati, una volta trovati nuovi equilibri, essere esercitata per andare alla contrattazione nel nuovo equilibrio mondiale con le potenze emergenti. Quindi attualmente abbiamo che gli Stati Uniti, nonostante siano, diciamo, economicamente in discesa, sebbene leggermente meglio dell'Europa in questo momento, però possono esercitare ancora il ruolo di potenza egemone nell'Occidente. Ma allo stesso tempo un'Europa unita, ma unita davvero, non con queste differenze di vedute nella politica, non con queste politiche deflazioniste come soprattutto vogliono i paesi del nord, ma con delle politiche espansioniste, un'Europa unita che magari iniziasse a dialogare, oltre che con gli Stati Uniti, come già si fa, anche con almeno alcune componenti dei poteri russi più moderate e riformiste, potrebbe comportare uno spostamento dell'asse dell'egemonia occidentale anche in Europa, e quindi ci sarebbe a questo punto un dialogo a due in Occidente, e questa diarchia occidentale di poteri europei e statunitensi potrebbe essere quella che va a contrattare con le potenze emergenti, nel determinare poi un mondo multipolare, quindi un nuovo equilibrio mondiale multipolare, o invece ancora con un mondo ancora con l'egemonia dell'Occidente. Poi bisogna vedere se con gli Stati Uniti solo oppure con Stati Uniti e Europa. E quindi io mi attendo che nei prossimi 10 anni noi assisteremo, chiaramente con tutte le pause che ci possono essere nei vari periodi, a esasperazione di questo conflitto nella ricerca di un nuovo equilibrio mondiale, di un nuovo equilibrio e nuovi assetti, nuovo equilibrio degli assetti di potere mondiale, e che chiaramente oggi si stanno estrinsecando soprattutto sull'accaparramento delle fonti energetiche, sul controllo dei territori che possono fornire fonti energetiche o comunque il passaggio di infrastrutture per le energie. Allora, in questo modo riusciamo a capire meglio come un attacco finanziario alla Grecia possa essere letto non solo oltre che con motivi reali di difficoltà di bilancio della Grecia, ma anche possa essere letto come
un modo per controllare politicamente eventuali passaggi di tubature del gas che possono andare verso Oriente piuttosto che prendere rifornimenti da Occidente, dagli Stati Uniti. E così questo vale per l'Italia, per il gasdotto Sud Stream, per la scelta del gasdotto Sud Stream piuttosto che Nord Stream, e per questo magari assisteremo anche per questi motivi, per il controllo della geopolitica energetica, a magari a scalate sulle aziende energetiche o a battaglie sulle aziende energetiche che si manifesteranno potrebbero manifestarsi con degli attacchi e delle scalate vere e proprie. E allo stesso tempo in questa multipolarità, queste nuove forze che emergono con le popolazioni all'interno di queste di queste nazioni, cioè quindi di Cina, Russia e degli altri che abbiamo detto, stanno portando chiaramente anche a consumi di gran lunga superiori rispetto al passato delle cosiddette terre rare, cioè di quei minerali abbastanza rari e molto utilizzati nell'industria sia bellica che civile, soprattutto nell'alta tecnologia, e che oggi fanno gola a molti di queste nazioni e di questi poteri che vogliono mantenersi egemoni. Tant'è che la guerra in Mali potrebbe essere letta, oltre che come è letta dai mass media, come ci viene fatta leggere dai mass media occidentali, cioè una guerra contro Al-Qaeda e i Tuareg, dove certamente ci saranno delle presenze di Al-Qaeda, ci sono sicuramente i Tuareg, ma potremmo leggere anche in retrospettiva come una guerra sotterranea tra la Cina, che già sta acquisendo molti terreni in Africa ricchi di queste miniere di terre rare, la quale Cina ha già di per sé nel suo territorio grosse risorse del genere, e dall'altra parte gli Stati Uniti che attraverso la Francia, di concerto con la Francia, vanno a fare questa guerra nel Mali, ex colonia francese, dove sì, vanno effettivamente a contrastare i Tuareg e le eventuali cellule di Al-Qaeda ancora in essere, però è chiaro che questo determina, come è successo anche in Libia, una possibilità di controllo di un territorio che è ricco di risorse. In Libia, lo stesso a mio nostro avviso, è accaduto qualcosa di simile, cioè è vero, sì, si è andati a rimuovere un regime dispotico che durava ormai da 40 anni, eccetera, ma probabilmente il movente, la forza scatenante di tutto questo è stato il voler tenere sotto controllo un territorio che comunque è un avamposto sul Nord Africa, che è comunque un territorio ricco di petrolio ed è comunque una base logistica per controllare anche altre zone del Nord Africa. Quindi in questo senso le attese sono per ulteriori situazioni e frizioni del genere. Per l'Italia in particolare, questo chiaramente comporterà anche che il prezzo del petrolio possa avere delle fiammate all'insù o quantomeno, per esempio, restare su livelli stabili e non al di sotto degli 80 dollari. Attualmente sta attorno ai 90-95 dollari il barile. Per quanto riguarda nello specifico l'Italia, che si sta apprestando, noi ci stiamo apprestando ad andare alle prossime elezioni, ormai il quadro è abbastanza chiaro, con Bersani che sembra essersi dichiarato sicuramente coalizzato con Monti successivamente, qualora dovessero entrambi raggiungere una percentuale tale alle elezioni da poter governare, e nel caso, per quello che sono le proposte che vengono fatte, è chiaro che sia Bersani che Monti sono intenzionati a portare avanti le politiche deflazionistiche ispirate al dettato dei paesi del nord Europa. E questo chiaramente, il manifestarsi di questo scenario ci farebbe avere successivamente alle elezioni uno spread che va nel rialzo, comunque, perché la nostra analisi è che in questo momento gli spread siano calmi, un po' per fare gioco elettorale e quindi un po' di campagna elettorale da parte della finanza internazionale a Mario Monti, che gradisce di più, che più è maggiormente garante di questa componente, e per cui gli spread in questo momento siano contenuti.
Magari successivamente gli spread, anche per altre frizioni non dovute semplicemente a questioni italiane, anche con la vittoria di Bersani e Monti potrebbero avere un rialzo di nuovo verso quei 300 punti. E in questo caso comunque ci aspetteremo una continuazione, come ha detto, delle politiche deflazionistiche e quindi a maggior ragione ci aspetteremo un ribasso dei mercati in entità che abbiamo detto prima. E viceversa, dovesse vincere Silvio Berlusconi. Se da una parte egli si sta facendo promotore in campagna elettorale, sostanzialmente, nonostante gli slogan per come dice le cose, ma il nocciolo della questione è che si sta facendo promotore di politiche espansionistiche con una richiesta forte alla BCE di diventare, come la Fed negli Stati Uniti, prestatore di ultima istanza. E quindi quando chiede ad esempio la stampa diretta della parte della BCE degli euro. Beh, in questo caso dovesse prevalere la sua linea in Italia, dovesse non essere isolato in Europa, e beh, a questo punto un cambio di politica repentino potrebbe man mano ristabilire una situazione, o quantomeno stabilizzare una situazione tale da non renderla peggiore di quale è, nel caso invece dovessero continuarsi le politiche deflazionistiche da parte di Mario Monti e di Bersani. È ovvio che se invece la posizione in caso di vittoria di Berlusconi con questa posizione e egli dovesse rimanere isolato in Europa, ci aspetteremo a questo punto che coloro che supportano in questo momento, sponsorizzano la candidatura di Mario Monti, probabilmente si sentiranno meno protetti e meno sicuri dalla leadership di Berlusconi e quindi cominciando di nuovo a vendere i nostri titoli di Stato, ma solo per, ripeto, solo per una questione di incertezza, non perché siamo in condizioni greche, assolutamente non è ancora non è il caso il nostro, per quanto siamo in crisi. Ciò comporterebbe quindi, dicevo, chiaramente un innalzamento dello spread che in certi momenti potrebbe effettivamente essere abbastanza forte, tale da superare in questo caso i 400 punti base, e in questo caso forse maggiormente avremo anche delle vendite allo scoperto sulla nostra borsa, però i ribassi in tal caso saranno violenti e repentini, così come il rialzo dello spread sarà violento e repentino e potrebbero subito rientrare. Diversamente invece nel caso di vittoria dello schieramento Monti Bersani, laddove il rialzo dello spread sarebbe più lento e costante e comunque si manterrebbe a un livello più basso rispetto ai massimi che potrebbe raggiungere con Berlusconi e viceversa, allo stesso modo sui mercati azionari potremmo avere un ribasso più lento e costante che ci porta ai livelli che ho indicato, cioè del meno 30-35%. Per cui sostanzialmente non è cambiato di molto lo scenario rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. C'è stata questa pausa, diciamo, elettorale in Europa. Grazie alla campagna elettorale in Italia, risolto in parte anche il problema del tetto sul debito negli Stati Uniti, ma questa pausa, a mio avviso, già ora sta con questo inizio di ribasso di inizio settimana, secondo me già in questo momento può dirsi terminata e secondo me nelle prossime settimane ci avvieremo via via di nuovo a uno scenario leggermente più pessimistico degli ultimi giorni. E in particolare questo me l'aspetto dopo il 24 febbraio, una volta che si siano tenute le elezioni in Italia. Quindi l'attesa per il momento è di ribasso sulle azioni, salvo qualche giornata chiaramente rialzista c'è sempre, via dicendo, ma i livelli più o meno massimi dovremmo aver raggiunti, poco più, poco meno, così anche sull'euro-dollaro, quindi posizioni ribassiste da mettersi in essere per di più audaci. Oppure mantenere il tutto mantenere molta liquidità in conti di deposito per poter acquistare immobili, azioni immobili azioni nel momento in cui il mercato dovesse perdere almeno un 30% dai livelli della scorsa settimana e quindi diciamo andare di nuovo sotto i 13.000 punti di MIB, del MIB 40 italiano. Bene, detto questo, chiaramente, giusto una segnalazione di anticipo, considerando tutto questo, nel quadro, che va poi, inserito, temporalmente col settembre di quest'anno, in cui si terranno le elezioni in
in Germania. Per cui è probabile che da fine febbraio questo ribasso possa cominciare ad accelerare, ma salvo poi verso luglio decelerare o avessi poi un rialzo qualora proprio per dare una mano alla cancelliera tedesca Merkel per farsi una campagna elettorale con serenità. Però questo è, diciamo, uno spunto più di lungo termine. Al momento dico, insomma, mantenete molta liquidità e attendete dei ribassi e comprate di nuovo azioni energetiche, soprattutto azioni di società che vendono beni a domanda rigida. Attendete ulteriormente ribassi delle abitazioni e compratele, ma mantenete sempre una buona scorta di liquidità, perché se il periodo deflazionistico non termina, chiaramente ci dobbiamo aspettare almeno altri 7 anni di discesa lenta e comunque abbastanza tediosa, per poi aspettare la ripartenza di un nuovo ciclo. Con questa analisi anche stasera ci lasciamo e ci rivediamo con molto piacere fra 15 giorni. Quindi lascio una buona sera a tutti i web spettatori, ricordando sempre che per qualsiasi domanda, per qualsiasi perplessità o qualsiasi curiosità potete scrivere alla redazione di Liberi TV. E che gireranno tranquillamente le email che arriveranno, me le gireranno, io risponderò in privato, oppure se la cosa potesse interessare tutti i web spettatori, risponderò anche in trasmissione. Vi ringrazio ancora e vi lascio un'ottima serata. Buonasera da Alfredo Pauciulla.